It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Siamo con il presidente dell'associazione Sporting Calore Rocca d'Aspide, Sergio Civita. La manifestazione Corri Rocca d'Aspide è giunta alla 19ª edizione. Quali sono i fattori determinanti che vi spingono a metterla a punto? È sicuramente il piacere di correre da parte di tutti noi dell'organizzazione. E allora ci sprona sempre di più e ci ha fatto superare numerose difficoltà e siamo giunti così alla 19ª edizione. E contiamo l'anno prossimo di fare una grande festa per la 20ª edizione, che è la gara più longeva di tutta la provincia di Salerno. Una manifestazione dunque che unisce sport e territorio. Sì, 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 soprattutto. Infatti abbiamo un'affluenza di tantissimi cittadini che raggiungono questa località appunto per correre e prenderne parte, ma da dove provengono? Allora, la maggior parte è da Salerno e provincia, però abbiamo anche gente che trovandosi in vacanza si iscrive, tipo quest'anno c'è gente di Roma, di Treviso, di Brescia e poi ci stanno le regioni limitrofe che partecipano abbastanza, soprattutto la Brienza e il Rio Nero in Vulture. Si può ritenere soddisfatto allora di questo evento? Sì, abbiamo superato le 200 iscrizioni. I bambini sono oltre 150-160 partecipanti e come avete visto è stato uno spettacolo. Vince Suegra Giuotto. Bulba in seconda posizione. Che bella adesso, Mauro. Non fate ammazzare.